questo episodio parleremo di quali sono i prodotti DJI che hanno cambiato il mio modo di fare video. Semplificandolo, quando si parla di droni, DJI è l'azienda più conosciuta, ma ora è diventata una vera e propria azienda tech. Iniziamo subito a vedere come ho eseguito la prima ripresa. Semplice, con il DJI Avata. E vi dirò di più, i piloti siamo stati sia io per la parte, quella proprio iniziale, e poi l'ultimo pezzo vicino al soggetto, in questo caso ero io, l'ha finita Greta con il DJI Motion Controller. Ed era la primissima volta che pilotava un drone FPV con un visore ed è riuscita. Le ho spiegato giusto i movimenti che doveva fare e ce l'ha fatta! Ed è pazzesca questa cosa! Ho scelto Avata come drone FPV per la sua compattezza. Porto solamente le tre batterie della Flymore Combo e la barra di ricarica. Non devo portarmi dietro il carica batterie classico dei droni FPV. Un po' ingombrante e non è sempre pratico quando ci si sposta in macchina e si vuole ricaricare le lipo in macchina. Con Avata si risolvono tanti tanti problemi. Inoltre a bordo c'è tutta la tecnologia DJI e rende il volo, soprattutto sul mare, molto più sicuro in caso di fail safe. Sì, siamo in Corsica e questo è solamente il primo episodio. Se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Facciamoci un paletto. E via, noi siamo lì. Prima curva. Ieri, mentre preparavo lo zaino per partire, ho notato quanto fosse importante la presenza dei prodotti marchiati DJI. E allora, perché non realizzare un video? Magari può essere utile a qualcuno di voi. Avata approvato. Anche con 30 km/h di vento, nessun tipo di problema. Ho semplicemente inclinato leggermente la camera FPV direttamente dalla ghiera del radiocomando e via, si vola. Ho intenzione di realizzare un video dedicato, quindi direi di passare al prossimo prodotto, perché dopo un anno dall'uscita lui potrebbe essere il drone FPV perfetto per iniziare. Non può mancare un drone classico non FPV e ho scelto lui, il DJI Air 3. Questo perché è compatto ma davvero un'ottima qualità grazie al nuovo sensore. E soprattutto è come se avessimo due obiettivi grazie al 24 mm e al 70 mm che ci permettono di fare questo. Doppia camera, doppio divertimento. Lo stesso soggetto ripreso con l'1x e il 3x cambia completamente. Perché? Perché lo sfondo viene compresso sull'immagine. Il risultato è davvero molto cinematografico. Fermi un attimo, voglio dedicare qualche istante a chi ha supportato questo episodio. Il programma che ha supportato questo episodio è uno di quelli che bisogna assolutamente avere sul desktop. Prima o poi ne avremo bisogno, ve lo assicuro. Sto parlando di Wondershare Recover It. A cosa serve? Beh, il nome lo suggerisce. Ci permette di recuperare i file persi. Magari formattiamo per sbaglio una micro SD, succede qualcosa al nostro computer, magari sovrascriviamo un file. Beh, con Recover It si possono recuperare. Si risparmia tempo e soprattutto soldi, perché se dovessimo portare un SSD, un hard disk da un professionista, costerà ben di più rispetto ad acquistare la licenza. Vi faccio vedere. Micro SD con svariate riprese all'interno. Per sbaglio cancello tutti i dati all'interno. Vi assicuro che può capitare. Apriamo Wondershare Recover It. L'interfaccia è semplice, siamo nella sezione di recupero file. Proviamo anche il recupero potenziato. Questa è la nostra SD. All'interno c'erano file MOV, quindi seleziono solo file MOV. Inizio. File recuperati. Abbiamo già un'anteprima di tutti i nostri file. Ora non ci rimane che
recuperarli ed è fatto. Addirittura ci permette di recuperare mail cancellate oppure molti altri dati. Oltre a recuperare file video, ci permetterà anche di ripararli. Troveremo una sezione dedicata. A me è successo davvero tante volte e funziona per davvero. Quello che mi piace di Recoverit è sicuramente l'interfaccia semplice e funzionale. Troviamo l'essenziale. Disponibile sia per Windows sia per Mac, vi lascio in descrizione il link per scaricare la prova gratuita. Scaricatela, tenetela lì sul desktop che non si sa mai. Ringraziamo gli amici di Wondershare e torniamo a noi. Lui monta svariati sensori omnidirezionali. Questo ci permetterà di selezionarci, di attivare l'Active Track e di farci seguire. Poso addirittura il radiocomando e corro. Ogni volta che lo provo mi stupisco di quanto funzioni bene. Ovviamente bisogna utilizzarlo in condizioni sicure, non ci devono essere cavi della luce o ostacoli simili, ma in un contesto del genere funziona davvero molto bene. Dimenticavo, link in descrizione per i prodotti, ma anche link alla recensione dedicata per scoprire al meglio il prodotto che vi interessa. La vera comodità dell'Action 4 è lo sgancio rapido, non smetterò mai di dirlo. La sganciamo e la riaggancio sulla cesti. Fatto, pronto per un POV. Che spettacolo questa Corsica, che strade pazzesche. Scogliere a picco sul mare, spiaggia, montagna. E direi di tirare giù il finestrino per fare un piccolo test audio e metterla in crisi. Ora c'è davvero tanta aria sulla camera, sembra di aver montato un microfono professionale. E invece no, è la capsule audio dell'Action 4. Per cui perfetta anche per i vlog. Per riprendersi molto comodo lo schermo frontale, in modo tale da non sbagliare l'inquadratura, e soprattutto il grandangolo per azioni action. Avremo un FOV massimo di 155 gradi. Riprenderà davvero tutto ciò che ci circonda. Una panoramica generale anche a tutta l'attrezzatura che mi serve per sia stoccare e ordinare i file che registro, ma anche per la ricarica. So che siete curiosi. Innanzitutto per stoccare e magari per editare qualche reel o video in viaggio, ma anche in studio, utilizzo lui, MacBook Pro 14 pollici M2 Pro. Il modello base va più che bene anche per editare un film. Utilizzo un paio di cuffie Sony durante l'editing, è fondamentale per concentrarsi su cosa si sta facendo. Riducono benissimo il rumore e suonano anche molto bene. Per l'editing sono perfette. Per ricaricare tutti i dispositivi mi affido a Decoflow. Lui è da 550 watt-ora circa, il modello medio. Porta USB-C, USB-A, corrente continua, corrente alternata. Lui lo ricarico con la presa da accendisigari direttamente sul retro della macchina. Troppo comodo. In questo modo è sempre carico al 100%. Questo è il mio setup on the road, più che di lusso, perché ho una stazione di ricarica, ho il computer, non ho limiti di spazio avendo la macchina e mi permette bene o male di realizzare tutti i video che ho in mente. Passiamo ora a due temi a me cari, l'audio e la stabilizzazione, fondamentali per avere un video accettabile e fruibile dallo spettatore. Il reparto audio ormai l'ho affidato da parecchio tempo a loro, ai DJI Mic. Ormai siete abituati a vedermelo indossato. Sono pratici, estremamente comodi, si ricaricano in automatico appena si inseriscono all'interno del case. Case che si ricarica tramite USB-C, presente sul retro della confezione. Si può inserire l'antivento e anche se ci dovesse essere un uragano, si sente perfettamente l'audio. Hanno un raggio d'azione praticamente infinito, perfetti per vlog, fiere, interviste, qualsiasi cosa. Se avete bisogno di un buon microfono, questo è sicuramente la scelta giusta. Anche la qualità dei materiali è altissima. Non solo per mirrorless, ma si possono utilizzare tranquillamente anche con
uno smartphone, come in questo caso, oppure con qualsiasi action cam. L'importante è che abbia un ingresso o Lightning o USB di tipo C, che troviamo in confezione. Ho qui sul lato il DJI RS3 Mini, uno stabilizzatore davvero compattissimo. Se togliamo il treppiede, si prepara in pochi secondi, versione economica, compatta, nonostante ciò, grazie all'ultimo algoritmo che troviamo anche sugli stabilizzatori professionali, fa davvero dei miracoli. Riusciremo a ottenere anche con un sensore full frame delle riprese stabilizzate e fa la differenza. Spero che questo episodio sia stato interessante e di aiuto. A me questi prodotti hanno davvero svoltato, più che altro hanno reso più semplice e riesco a portare riprese di qualità anche in ambienti non proprio ottimali. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro prodotto preferito e noi ci vediamo in una prossima avventura, in un prossimo episodio. Se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando?